Il video è offerto da MB Shop, caffè in cialde e capsule, anche compatibili delle migliori marche. A volte si guarda, queste cose qui, un po' sì, si rimane stupidi perché si è visto benissimo che io non sono entrato per far rissa, cioè neanche era la mia intenzione. Ripeto, io in quel momento lì non ho neanche video, ho dovuto vedere il video per vedere la gomitata che è stata data, che così avete visto tutti, però io non ho visto perché ho visto veramente Nores già in piedi in un secondo e mezzo in campo e quindi niente, io sono dovuto riprenderlo perché mancava 1:50 alla fine, mi sembrava un'idiozia entrare in campo, ho detto dove va questo, però va bene così, compatta, solida, tosta e sicuramente bisogna andare lì con la faccia cattiva, ma partire da subito, forti, e andare lì con la faccia con la voglia di vincere, di portarla a casa, stare a casa da questi due punti. Bisogna contenere gli esterni, cercare di non metterli in ritmo, cercare anche di contenere i loro lunghi, perché comunque sono una squadra anche esperta, essendo non è giovanissima, è esperta, corrono, sono solidi, sono forti, cioè, questa è una cosa difficile che può mettere in difficoltà, come ha detto giustamente lui. E quindi ci servirà subito partire forti e magari giocare di rapidità, intensità. Magari quella lì è la cosa che loro soffriranno di più. E poi però cercare di non... di stare sempre lì, ovviamente. Di contenere i loro esterni, di contenere magari Mancinelli, anche dei lunghi, perché comunque anche i lunghi possono essere pericolosi, anzi sono pericolosi. Quindi è una partita dove tutti i due pacchetti sono importanti, sono da gestire tutte e due, da contenere. Secondo me no, almeno io ti do la mia, e io non ci sto affatto a stare, eravamo lassù, abbiamo preso partite, ma questo non preclude niente, quindi si elimina tutto e si riparte da zero la settimana dopo, la sconfitta, e si cerca di prendersi 2 punti, 4 punti, quello che servirà per ritornare in vetta. Alti e bassi, sicuramente mi ha preso di più da me stesso, e forse andrei ancora più pronto durante i momenti in cui entro in campo, di essere ancora un po' di più d'aiuto per la squadra. Questo è come va il mio campionato. Ci sono alti e bassi e vorrei che adesso diventassero più alti che bassi, di essere un po' più di impatto e anche d'aiuto per la squadra, sicuramente. Quello è lo spirito giusto, quello è entrare con la faccia tosta e stare lì a giocare con squadre anche Final Four, cioè questo è quella domenica. La scorsa domenica abbiamo dimostrato comunque di poter stare tranquillamente a pari punti con una squadra da prima in classifica, da Final Four, cioè è anche una soddisfazione per metà, perché comunque c'è la mano in bocca di aver perso la partita, però questo sì, ci dà una spinta, una voglia in più. Comunque dice, se si è rimasti fin lì vuol dire che se ci mettiamo la stessa intensità, la stessa energia, la stessa aggressività e la stessa voglia, si può fare tanta strada. Sicuramente quello che fa è anche un po' di convinzione, un po' di... quello di autospronarsi un po' di più, di essere un po' più sicuro nei propri mezzi. Questo forse è quello che sta un po'... è un po' mancato, forse quello che dà più problematiche. Ultimamente, comunque, nelle ultime partite è uscito di nuovo il mio carattere, comunque, sta uscendo di nuovo il mio carattere. E penso sia una cosa che si sia anche vista. Sono uno di quelli che anche se si vince voglio dare un contributo, se si perde un contributo perché ci ha messo il cuore, ci ha messo l'energia, ma sempre essere comunque
partecipe e aver dato una mano alla mia squadra. Questo non mi va di essere quello che ha dato solo qualcosina lì, qualcosina là. No, un impatto si deve sentire.